per Full Art Immersion parliamo di Simone Riccardi, un artista tout court. Perché dico un artista tout court? Perché questo artista di Frosinone, dopo l'Accademia di Belle Arti, inizia un percorso veramente assolutamente intenso. Intanto comunque è anche in ogni caso docente di disegno e di storia dell'arte, per cui insomma già questo indica quanto è immerso Simone Riccardi nell'arte. Ma è un artista tout court perché è artista multimediale, pittore digitale, è scenografo, è illustratore, è musicista, ha realizzato dei libri d'artista e ha illustrato copertine di molti libri. Simone Riccardi è anche figlio d'arte, e questo lo dico perché le opere che noi stiamo vedendo in questo video sono tutte opere tratte da un cortometraggio che si intitola Preghiera Reperti d'Autunno, un'opera, un lavoro del 2017 dedicato alla figura del padre Giancarlo Riccardi, che è stato a sua volta anche lui un grande artista, scenografo, persona di teatro, che ha lavorato a cavallo tra gli anni 70-80 con tutte le avanguardie, con tutte le persone delle più grandi avanguardie che abbiamo avuto in Italia in quel periodo. Ne cito uno su tutti perché mi piace questa citazione, addirittura con Carmelo Bene, quindi stiamo parlando di veramente colossi dell'arte. Simone Riccardi appunto ha realizzato questo lavoro in cui esplora, ovviamente dedicato alla memoria del padre, ha interpretato la figura del padre in scena, dove il tema appunto è il tema della memoria, dove appunto i soggetti dell'arte di Simone Riccardi diventano degli emblemi, e il tema della memoria, memoria come afflato, come ente vivo che rimane legato al passato per fare in modo che appunto il passato non muoia e che sia ancora presente, che ci sia ancora la presenza, perché senza la memoria probabilmente tutto è perso. E le figure che noi stiamo vedendo sono delle icone fantastiche, dove appunto parla Simone Riccardi stesso di mondo e ambiente schizoide, perché a riguardo appunto del tema della memoria e del rapporto con la società e con il contemporaneo, per Simone Riccardi, quantomeno nel significato di questo lavoro, non c'è catarsi, non c'è redenzione, cioè il sociale quotidiano e la solitudine, la costrizione alla solitudine del sociale quotidiano fa sì che fondamentalmente, per quanto si possa pensare, voglio ripeterlo, probabilmente ci si trova in una situazione dove una catarsi o una redenzione in questo senso non sono assolutamente possibili e non sono plausibili in un contesto come questo. Abbiamo parlato per Full Art Immersion di Simone Riccardi.